Buonasera Marco Vannucci. Ma cosa ride? Allora, faccio con quattro accordi 20 canzoni in due minuti. My life is brilliant. Yes, I am. No, ce l'ho fatta! Io credo proprio che lei ne abbia fatte 19 a questo punto. Pregherò era spartita con gli Slimani. Eh? Ma dove siamo? Oh! Guardi, veramente qua stiamo sfiorando l'assurdo. Lei ci deve una canzone. Una canzone. Se la deve guadagnare. Ghigliottina? Londra, Rihanna, pioggia, gesto, pinguino. Ombrello? No! No! Ragazzi, no! Purtroppo è una scelta che ho dovuto prendere, che lei mi ha costretto a prendere. La richiesta delle sue dimissioni dal programma di Slave Show. Ma sta scherzando? Assolutamente no. Penso di aver sopportato anche troppo. Da ora il programma è il mio. No! Vannucci! Vannucci! Perché sta là sopra? Che sta succedendo? Finalmente sono a capo del mio programma, era anche ora. Il programma è mio, i diritti sono miei, io ho registrato il marchio. No. Finalmente abbiamo ammutolito quella vecchia ciabatta. Grazie a lei, Marco Vannucci. Linea allo studio. E welcome, benvenuti a Slave Show. Signori, un vero fenomeno. La special guest quest'oggi a Slave Show si chiama Marco Vannucci. Buonasera amici di Slave Show. Quando ha capito che sarebbe diventato Marco Vannucci? Ho subito capito che avrei dovuto semplicemente diventare il migliore di tutti. Un tasto dolente per il nostro ospite, Alessandro Miele. Il suo tempo è finito. Con Marco Vannucci questo show si propone di essere come lo show dove i sogni diventano realtà. Realtà, fantastico. Qual è il suo film preferito? Che visto la sua grande professionalità? È una domanda un po'... vabbè, diciamo generi un po' più sullo psicologico. Anche quindi, io. Anche film... Buonasera. Salve l'invitatore, salve. Ma scusi, ma posso chiederle perché è così imbacuccato? Io oggi ho lasciato tutto il giorno le finestre aperte. Gli faccio Luca Laurenti, va bene, va bene. Paolo. Non mi capito questa diana. Bravo, applauso ancora, glielo faccio sentire. Grazie. Mi farebbe piacere a questo punto partecipare tutti i giorni come ospite fisso. Lei lo vuole nero su bianco? Sì, sì. Verba volant scripta manent. Ma lei aveva letto bene tutto. Marco Vannucci riconsegnerà ufficialmente il programma Slave Show al suo legittimo proprietario Alessandro Miele? No! Sì, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Sì, Pier DJ! Lo sono ripreso! Il mio programma! Ho escogitato questo trucchetto per fregare quel mascalzone di Marco Vannucci. Lui, caro Pier DJ, è stato arrestato, come ha visto ieri, per hackeraggio, per crimini digitali. Posso cantarvi una canzone? No, non può più farlo. Ci vediamo il 21 aprile, con tante novità. No, non è così. Cioè, è la prossima stagione di Slave Show? Dal 21 aprile lei non ci sarà. Addio, me lo sono tolto. Con un brivido di emozione vado a leggervi queste due parole. No! Che succede? No! Non scherziamo! Che succede? Buonasera, sono François. Un piano per liberare Marco Vannucci. Ci vediamo qui, il 21 aprile, a Slave Show. Au revoir.